Venerdì 1 maggio 2015, buongiorno a tutti e buona festa dei lavoratori. Io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Oggi è il grande giorno dell'apertura di Expo, ma vediamo cos'altro c'è da raccontare su Milano. Grande serata per Piazza Duomo, che ieri sera è stata gremita per il concerto inaugurale di Expo 2015. In platea 3.700 invitati seduti e oltre 10.000 tra milanesi e turisti a seguire invece l'evento nella piazza, trasmesso anche in Mondovisione da Rai 1. Dal palco si sono voluti ricordare poi alcuni numeri su Expo, come i 148 paesi partecipanti, i 54 padiglioni e i 20 milioni di visitatori attesi e i 10 milioni di biglietti già venduti. Rimaniamo in tema di Expo perché sono giorni di grande tensione a Milano per gli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti dei movimenti No Expo, alcuni dei quali provenienti anche da altre città italiane ed europee. Ieri si sono registrati tafferugli nelle zone centrali di Milano, dove alcuni negozi e banche sono stati imbrattati con vernice spray. Il consolato turco anch'esso è diventato oggetto di lancio di uova e petardi. All'Expo Gate ieri mattina due manifestanti si sono arrampicati in cima alla struttura per srotolare uno striscione di contestazione. Ma il momento più carico di tensione della giornata di ieri si è tenuto nei pressi della sede dell'Agenzia per il Lavoro Manpower, che è stata bersagliata con pietre e fumogeni. La polizia quindi è dovuta intervenire in tenuta antisommossa e alcuni facinorosi si sono scontrati con i ragazzi invece dei collettivi studenteschi che cercavano di tenere, diciamo, la manifestazione su un livello più civile. Da ieri inoltre è stato allestito il campeggio internazionale dei No Expo al Parco di Trenno nella periferia ovest di Milano, che prevede di accogliere tutti i manifestanti non residenti in città fino al 3 maggio. Prevista invece per oggi alle ore 14 la May Day Parade, che partirà da piazza 24 maggio per poi attraversare le vie del centro fino in piazza Duomo. E la psicosi del terrorismo sembra alla base di ciò che è successo ieri sera intorno alle 21 in via Solari, dove la zona è stata recintata ed un lunotto posteriore di un SUV bianco fatto saltare da alcuni agenti della polizia insospettiti dall'auto lasciata accesa. Al momento non si hanno altre notizie sull'accaduto, se non che si è trattato di un falso allarme. Ma stiamo cercando di avere riscontri dalla zona appunto in questione per spiegarvi meglio ciò che è successo, quindi vi invitiamo a seguirci sul nostro sito internet nella sezione Ultime Notizie. Parliamo adesso di moda. Milano rimane sempre e comunque la capitale della moda mondiale. È stato infatti inaugurato ieri sera, in occasione dei 40 anni di carriera di Giorgio Armani, in via Bergognone 40, l'Armani Silos, uno spazio di 4.500 metri quadrati sviluppati su 4 piani e che ospita una collezione di abiti dal 1980 ad oggi. La via è stata appositamente chiusa al traffico per il passaggio di numerosi invitati VIP alla serata, tra i quali il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, il commissario di Expo Giuseppe Sala, ma soprattutto numerose star internazionali quali Tina Turner, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett e anche Sofia Loren. Per oggi è tutto, ma prima di salutarvi vi ricordo che tutte le notizie riguardanti i cambi di linea e gli orari ATM di oggi, venerdì 1 maggio, li potete trovare sul nostro sito www.latv.it nella sezione Ultime Notizie. Io vi auguro un buon 1° maggio e l'appuntamento con Good Morning Milano è a lunedì. A presto!